Buonasera a tutti quanti, benvenuti oppure nuovamente bentornati sul canale del Salotto degli Assassini per l'appuntamento numero X, perché non so qual è a questo punto, della nostra serie dedicata alle retrospettive dei giochi precedenti. E oggi si parla di Assassin's Creed Rogue, un gioco atipico, che è evidentemente uno dei preferiti di Ignazio, che è stato criticato tantissimo. Tantissimo, e per il motivo più stupido che si possa immaginare, ovvero impersoniamo per la prima volta un templare per metà gioco, solamente per metà gioco. Detto ciò, io direi di non perderci in chiacchiere. Il format, chi segue ormai la serie lo conosce, sa come si svolge, per cui tagliamo immediatamente la testa al toro. Parliamo della formula di gameplay. Come di consueto, chi prende la parola per primo? Vai Nocca, a Ignazio. lei. Allora ragazzi, in realtà tutto quello che potremmo dire sul gameplay di Rogue l'abbiamo detto l'altra volta in quella di Black Flag, quindi in realtà c'è poco da dire. C'è stata giusto un'aggiunta, due, ad esempio il fatto che quando vai nel Nord Atlantico hai il rostro per distruggere l'acqua congelata, il fatto che sei comunque... Cioè che gli assassini ti danno la caccia, è Bello. un'ottima cosa. Oltre a questo non c'è altro in realtà di rilevante a livello di gameplay, anche perché molte cose le abbiamo già viste. Avrei potuto dire com'è che si chiama il fucile di Shay? Non ricordo mai come si chiama il fucile di Fucile Shay. d'aria Una... compressa, cioè, È sappia più. praticamente come avere o la baionetta o che ne so, il fucile di Adewale in Freedom Cry. Quindi Esatto. È una c'è poco di cui cerbottana parlare. in Eh sì, oddio, è una. Vabbè, la spingarda non è che sia proprio uguale a un fucile ad aria sì, compressa. però no, c'è poco da dire sul gameplay. Tuttavia, mi viene da dire questo: quando uscì Assassin's Creed Rogue e seppi che aveva lo stesso gameplay di Black Flag, io ero comunque contento perché volevo un altro Assassin's Creed con lo stesso gameplay di Black Flag, perché mi divertì un casino. Quindi diciamo che nonostante non porti nessuna innovazione, nonostante sia un gigantesco DLC di Black Flag, io ero contento di questo, sul fatto che il gameplay non cambiasse. Io vorrei Non... aggiungere delle cose perché secondo me sono stati ignorati dei dettagli. Innanzitutto, la nave, invece di avere i barili dietro, puoi incendiare, e quindi questa è una cosa carina. Che secondo, io lo preferisco ai barili, perché i barili in Black Flag secondo me sono l'inutilità, se non nella boss fight dell'impoluto. Poi invece incendiare il mare appunto con la Morrigan, tanta roba. Tra l'altro, la Morrigan stessa è un tipo di nave diversa dalla Jackdaw. Adesso non mi ricordo se, essendo più piccola, dovrebbe essere un Sì. brigantino. Secondo me La sì. Jackdaw è un brigantino, la Morrigan dovrebbe essere una, non credo una galea, ma comunque una via di mezzo tra una goletta e un brigantino, più piccola della Jackdaw Più comunque. piccola perché è Sì, fatta sì, sì, apposta più sì, sì. che altro per i fiumi, Sì, anche diciamo per per navigare nel le zone. ghiaccio, visto che qui, e aggiungo, puoi anche attraversare il ghiaccio attraverso il rostro rompighiaccio. C'è lo strato di ghiaccio, assolutamente. Poi il fatto che puoi essere cacciato dagli assassini, mi ricordo che è molto carino il fatto che hanno ripreso la bussola che c'era nel multiplayer di Assassin's Sì. Creed, con anche che potevi sentire le voci, tipo queste voci strane, un po' creepy, che era il tuo l'occhio dell'aquila che ti diceva qui c'è gente, qui sta arrivando, e poi potevi anche fargli trappole. E c'erano anche delle missioni secondarie molto belle in cui tu... Mentre negli altri Assassin's Creed con le colombe, i piccioni, ricevevi ordini di assassinio, qui tu intercettavi gli ordini e andavi a salvare la gente che doveva essere assassinata dagli assassini, che poi appunto nella maggior parte dei casi scoprivi che erano anche persone che non è che avessero fatto chissà che cosa, ma anche perché qui mi rendo conto che effettivamente alcune critiche sono giuste sul Rogue, qui l'hanno voluta semplificare un po' troppo e hanno semplicemente detto che in questo periodo, in questa zona del mondo, gli assassini sono molto corrotti e quindi fanno anche cose fuori di testa. Quindi in questo caso lo capisco, è molto facile tifare per i templari in questo gioco perché sono diventati i nuovi assassini e viceversa. Ma nonostante questo io lo apprezzo molto e poi adesso parleremo anche di altro. Allora, se devo proprio dire come la penso io sulla formula di gioco di Rogue,
se da un lato Ignazio ha apprezzato questa cosa del reinserimento della bussola per vedere gli assassini che ti stanno braccando, io personalmente non dico di non averla apprezzata, però sento che se fosse stata assente sarebbe stato meglio, perché io partivo sempre da un presupposto, ovvero che noi di base conosciamo come agiscono gli assassini, sappiamo dove si nascondono, si nascondono nei carri di fieno, dietro le tende, o ti, diciamo, osservano da un'altura, eccetera, eccetera. Per cui se fosse stata rimossa la bussola e costringendo, tra virgolette, il giocatore a guardarsi più intorno autonomamente, senza avere tutta questa guida nel cercare l'assassino, che ok, è contestualizzata all'occhio dell'aquila di Shay, va bene, sarebbe stato secondo me anche più divertente da giocare. Trovo questo diciamo gioco di caccia templare assassino che si fa tra Shay e quelli che lo cacciano troppo guidato. Secondo me sarebbe stato molto più divertente se la bussola fosse stata assente. Per il resto, il combattimento, vabbè, è lo stesso identico di Black Flag, sì. Cambiano praticamente le combo, né più né meno. L'equipaggiamento è verosimilmente identico, quindi non è che, dal capitolo con Edward a quello con Shay ci siano delle differenze sostanziali. Ok, magari la Morrigan è un po' più maneggevole come nave, ha attrezzature differenti come l'olio incendiario, la Pacol Gun, che tra l'altro mi disturba tantissimo, perché io su Black Flag bastava che tenessi premuto triangolo Y a seconda della console che avevate e bersagliava praticamente da solo. Qui sei tu che devi proprio guidare la mira per colpire, e mi disturba da morire. Cioè, nonostante, ripeto, è la formula di gameplay di Black Flag, io l'ho apprezzata tutto sommato, però avrei preferito questa cosa della rimozione della bussola per la caccia agli assassini, in modo proprio da costringermi anche ad avere, tra virgolette, ansia di dover passare a un carretto di fieno e ritrovarmelo senza che io potessi in nessuna maniera sapere che fosse lì. Per questa è la mia onestissima opinione. Poi, piccolo cambiamento. Le missioni secondarie, ripeto, molto belle, si contestualizzano bene al ruolo di Shay, perché, come ha detto Ignazio, devi salvare quelli che sono obiettivo degli assassini. Insomma, è Black Flag. È Black Flag e c'è qualcosa di male? No, perché sono giochi che appartengono fondamentalmente alla stessa trilogia. Ritengo che sia giusto, oltre che alla stessa generazione di console, ritengo che sia più che giusto riproporre la medesima formula di gioco. Non c'è nessun problema, anche perché andava bene. La stessa cosa succede con Batman, no? La trilogia, anzi la tetrarchia di Batman. Cioè, alla fine la serie di Arkham. Cioè, non cambia nulla a livello di gameplay, è quello. Però vabbè, sì, non volevo andare un attimo off topic. L'unica cosa che poi è tra virgolette cambiata, però è più un fatto estetico, era il fatto che al posto delle due spade c'erano una spada e una lama un po' più corta. Poi, vabbè, la daga. Sì, la daga. Sì. Però vabbè, alla fine comunque è molto in stile, molto movimenti in stile samurai. I movimenti non erano comunque diversi da quelli di Edward. No. Alcuni sì, alcune pochissime. Però alla fine, cioè, il contesto era quello, insomma, che avevi due lame da maneggiare. Non è però il primo Templare ad utilizzare questa combo, perché nello spin-off Bloodlines c'erano i principi Shahim e Shahar che utilizzavano la stessa identica combinazione di armi. Poi per il resto nessun altro vuole parlare sul gameplay? Anche se, ripeto, c'è relativamente ben poco da dire. Volendo possiamo spostarci un attimo sul mondo di gioco, che per me è anche una parte un po' interessante. Aspettate, io volevo un attimo dire una piccola curiosità, perché magari a molti sfugge. C'è qui il cannone Pacol, come ha detto prima Bonnie. Però James Pacol, l'inventore del cannone, viene già nominato in Black Flag, quando ci sono i due templari nella casa del governatore Torres. Woods Rogers e Julian Lucas. Sì. Quindi è una cosa carina che lì vengono nominati, e invece qui c'è il cannone di Pacol. Ah, vedi, quindi inseriamo. Sì, perché è Rogers che gli fa a Dukas, ho un amico Dukas in Inghilterra, James Pacol, che sta lavorando a un progetto straordinario, potrebbe piacerle. Comunque, se sul gameplay non avete granché da dire. C'è una mega espansione di Black Flag, quindi per come si è proposto, per me è perfetto così. Esatto. Sì.
Infatti qui in chat ci dicono il cambio, il non cambio di gameplay è giustificato dal fatto che quell'anno uscirono sia Rogue che Unity. Quest'ultimo era quello che introduceva una nuova meccanica di gioco. Ma infatti la campagna pubblicitaria di Rogue fu molto ristretta, proprio perché il gioco già lo conoscevamo per via di Black Flag, quindi non c'era motivo di spendere molti soldi sulla spiegazione delle meccaniche, dell'ambientazione, perché bene o male era quella. Che hanno mostrato giusto le novità. Il primo trailer di Rogue è uscito ad agosto, e poi ad agosto. Novembre, cioè, è una follia. Ci hanno detto, ah già, c'è Rogue, mettiamolo. Esatto, mi ricordo troppo bene. Infatti poi, intervistando anche il doppiatore di Shea, Germano, cioè, ha confermato anche lui che la sessione di doppiaggio è stata davvero veloce. È stata velocissima. Quasi a ridosso dell'uscita. L'unica cosa un po' differente rispetto a Black Flag è che qui ho notato un po' più di sequenze super scriptate, ok, però molto cinematografiche, come vabbè, l'esempio più lampante è il terremoto di Lisbona. È vero che devi seguire una scia già preimpostata, però a livello di messa in scena proprio dal punto di vista del gameplay merita parecchio. Sì, infatti, tra l'altro terremoto di Lisbona, evento veramente accaduto storicamente, sì. Però vabbè, giustificato, però ovviamente con Shea che saltava tra un palazzo e l'altro, realmente accaduto. Sì. No, quello no. Complotto. Però... comunque, sul mondo di gioco io onestamente vorrei fare un plauso a New York, perché è stata realizzata veramente veramente bene stavolta, senza la parte incendiata, perché Rogue si colloca temporalmente prima che si verificasse il grande incendio di New York, e devo dire che rivederla anche con dei colori molto più vivi, perché Rogue anche a livello di fotografia, a differenza di sì. H3, ha dei colori molto più accesi, non così tanto spenti come magari li vediamo nella versione originale di H3, perché poi nella remastered questi colori prendono il volo, forse anche troppo il volo. E devo dire che New York in Rogue è veramente un piacere da vedere e anche da esplorare, molto 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 bella. Poi vabbè, c'è la River Valley, che è un po' una frontiera mix Mar dei Caraibi, perché ci sono queste zone in cui puoi atterrare, che sono a livello di vegetazione molto simili, anzi praticamente identiche alla frontiera. C'è il Nord Artico, una cosa che onestamente non mi aspettavo, veramente bello. Molto molto bello anche quello da esplorare. Per il resto, diciamo, il mondo di gioco fa il suo dovere, sappiamo come funziona, in pieno stile Ubisoft, lo riproducono sempre bene. Quello, su quello lì fanno scuola. Mai deluso. Come sempre. Mai deluso. Un altro vuole prendere la parola? Dico io una cosa, invece a me il fatto appunto che New York abbia colori così vividi in realtà mi ha dato abbastanza fastidio. Cioè non l'ho proprio vissuta come una città del Nord America, ma mi ricordava troppo... quanto avevamo visto già con Black Flag, quindi colori caldi, appunto, saturazione al massimo. No, non so, a me al contrario appunto non era piaciuta, mentre rispetto alle altre mappe sicuramente quella con i ghiacci era aveva il suo perché, insomma. L'Atlantico. Sì, è bello. E niente, questo secondo me. No, che volevo parlare? No, è giusto per dare continuità al giro, visto che prima ho iniziato io. Le ambientazioni mi sono piaciute un casino, forse anche più di quelle di H3 a momenti. Sono d'accordo sulla storia di New York, che ha una saturazione più accentuata, cioè è vero, non è che non c'è da essere d'accordo, è vero, è per dire che anche a me è piaciuta di più, però questo la rendeva anche, il fatto che non ci fosse l'incendio rendeva New York un po' meno varia rispetto a quella di H3. Perché tu comunque in H3 avevi New York con una zona bella bruciata, sembrava di essere in un altro posto. Tuttavia io preferisco quella di Rogue. Poi per quanto riguarda il Nord Atlantico è la mia sezione preferita, perché si vedono, diciamo, delle perfezioni che c'erano su H3. Ad esempio in H3 quando ti muovevi sulla neve te la portavi appresso la scia, no? Vi ricordate? Che facevi le impronte sulla neve, qua questa cosa sì. Non c'è, però è un dettaglio da poco, cioè sti cazzi. La cosa che mi piaceva del Nord Atlantico in particolare erano le zone in cui c'erano le navi affondate, se non sbaglio c'è bello. Proprio una, esatto, dove tra l'altro c'è anche l'armatura templare lì, o sbaglio? Sì, c'è l'armatura di James Gunn.
l'armatura di James Gunn, molto figo. Per quanto riguarda l'altra mappa, quella River Valley, sì. River Valley è praticamente un mix tra C3 e Black Flag, perché se vi ricordate in Black Flag c'erano, cioè tu entravi da un punto in un'isola, uscivi dall'altro. Sì. Solo che questa, in questa mappa tutto è più, come posso dire, più amplificato, è più ampliato, ci sono più zone aperte rispetto a quelle che vedevi in Black Flag. Vabbè, lì c'è anche Sleepy Hollow, che poi è un grande omaggio alla storia. Vero. E oltre a questo, concludo dicendo che molto fanno anche le musiche, il Rogue, perché in AC3 quando esploravi liberamente non avevi le musiche ed eri meno invogliato a esplorare, invece qui proprio grazie alle musiche io avevo voglia di fare i collezionabili, voglia di fare le secondarie. Le ambientazioni sono spettacolari in Rogue, anche se non sono un grande fan del contesto precoloniale, però sono rimasto soddisfatto. Calcola che a livello di musica è da Rogue che hanno impostato Ezio's Family come main theme principale. Vero, vero, vero. Infatti si sentono anche brani arrangiati se non sbaglio c'è un brano arrangiato della trilogia di Ezio che si ascolta proprio, sì, a New York. O uno o due brani, non ricordo. Comunque bello, bello, bello. No, la colonna sonora di Rogue, devo dire, fa davvero il suo mestiere, però almeno a titolo personale, vabbè che io magari non conto perché sono un completista, però colonna sonora o meno, no, li avrei raccolti comunque tutti collezionabili. No, anche io sono un collezionista e lo faccio a prescindere, però diciamo con la musica in sottofondo sei un po' più invogliato. Esatto, esatto. Okay. Ignazio voleva dire qualcosa. No, semplicemente che comunque per me la versione di Rogue della Ezio's Family è meglio anche della vera Ezio's Family. Cioè a me piace molto, ti dà proprio quella sensazione di freddo, no? Di ghiaccio, anche perché tutto il menu è blu, c'è questo cambio dal simbolo degli assassini che si gira e diventa la croce templare, bellissimo. Il main theme di Rogue che si frantuma e si ricompone in pezzi alla croce templare. Molto il tema principale contiene un pezzo di Black, esatto, Black. No, non solo Black, anche AC3 è un mix di AC3, Ezio's Family e Black Flag. Hanno fatto un mega mix, hanno fatto. Sì. Ma è giusto secondo me proprio per la natura stessa del gioco, che nasce come riempitivo, cioè per la serie. Ci serve un capitolo da buttare l'ultimo capitolo da buttare sulla vecchia console sulla vecchia generazione, sì, di console. Ed è un profondo peccato. Infatti loro per la fretta avevano detto che volevano fare all'inizio una sequenza proprio con Haiti, che qui a The Wall racconta e basta. Forse avremmo visto anche Macandal, ti rendi conto, no? Invece no, non c'è più tempo, tagliamola. Facciamo che la racconta The Wall da Kill. Ma più che altro questo Macandal l'abbiamo sentito in ogni possibile salsa in tantissimi media, ma non abbiamo nemmeno una più pallida idea della sua faccia, tranne il fatto che chiaramente era un maroon. Secondo me la Ubisoft stessa non ci ha creduto molto in Rogue, no. Motivo per cui in Unity non c'è alcun riferimento a Shea, quando se ci riflettiamo è un evento importante per la vita di Shea. Col senno di poi avrebbero fatto meglio a inserire almeno un riferimento, una mini missione, comunque qualcosa dove si palesa, sì, Shea in qualche modo, o almeno a farlo vedere nella sequenza iniziale, visto che Shea passa praticamente accanto ad Arno ed Elise. No, più che altro fa ridere il fatto che alla fine dei conti Rogue si è rivelato avere molto più successo rispetto a Unity, perlomeno a livello di critiche. Oddio, non so se è successo in termini di vendite, però a livello di apprezzamento e di critica sicuramente è molto. Sì, è rimasto più nel cuore dei fan comunque. Va bene che la situazione di Unity ai tempi era particolare, perché fu stroncato forse più di quanto effettivamente meritava. Ma per via dei bug, anche Valhalla era quasi come Unity all'inizio, cioè, abbastanza allora, non voglio fare un off topic, però Unity è stato, cioè la storia dei bug ha distolto la critica dal vero, dei veri problemi di Unity, secondo me, che è la trama. Vabbè, ma Unity utilizzava il motore grafico nuovo come AC3, in AC3 è nato il bug di Condor che vola praticamente, con tanto di movimento di braccia, quindi che significa?
C'è una retrospettiva intera per parlare di che sarà la prossima. Mondo di gioco e ne abbiamo parlato. Gameplay e ne abbiamo parlato. Ci siamo divertiti, siamo stati tranquilli. Parliamo della trama. Questa qua finisce male, qua finisce allora, male. No, io parto con una domanda, io diciamo apparecchio e poi vi lascio fare. Vai. Il gioco si fonda a livello narrativo su uno slogan che l'hanno riproposto ovunque. Dubita del credo. Siamo d'accordo? Sì. Perfetto. Sì. Adesso io vi faccio questa domanda. Vi ha fatto dubitare del credo? Sì o no? No. Io già dubitavo del credo, quindi non c'è stato dubbio. Tu sei di parte, Pietro. Allora, no, dubitare no, però comunque mi ha fatto vedere che gli assassini alla fine non sono sempre quelli buoni, no? E quindi si sapeva. Farti vedere, vabbè, però fin quando non avevi giocato sto gioco, diciamo che non ti trovavi dall'altra parte, non sapevi certe cose, capito? Poi diciamo che un conto è saperlo, un conto è viverlo. Esatto. Matteo, quindi, hai dubitato del credo? No, io ho dubitato degli assassini, perché ho capito che non tutti meritano di essere assassini, solo di quello. E questo è un bel punto, dopo bello, lo approfondiamo. Giovanni? No, io stessa cosa di Matteo, però dall'altra parte ho dubitato più che altro di Shay, perché non si capiva bene dove voleva andare. E soprattutto partendo dal fatto che ti lamenti che sono morte decine di persone, poi tranquillamente puoi ammazzare i civili quando vuoi per strada. Ma lì, se non sbaglio, avevano detto che era una cosa dell'Animus stessa, perché effettivamente non c'entrava niente con la personalità di Shay. Dobbiamo sempre scindere quello che fai tu nel gioco. Ma si lamenta degli innocenti morti in un terremoto e poi ammazza i civili, cioè che stronzata è? Non ho capito sta cosa, però c'è una cazzata. Diciamo che è più collaterale come cosa. Comunque, ecco. Ignazio, il fatto che tu dubitavi da prima del credo la dice lunga, eh? Cioè, la dice lunga sull'utilità di questa storia. Io l'ho trovata una storia deliziosa, perché mi ha... è molto... purtroppo è troppo breve, ok? Anche più breve di Brotherhood, questa cosa non mi sta bene, vabbè. Però ho trovato in Rogue un... diciamo, l'altro lato della medaglia. Cioè, non è tanto il credo in sé, ma come viene usato, ok? Nel senso... a me sono piaciuti molto i dialoghi dei Templari che ammazza Shay all'inizio, quando ancora è dalla parte degli assassini. No, non mi ricordo manco mezzo nome di quanto erano importanti. Per vabbè, esempio, uno era il fratello di Washington. No, Lawrence Washington me lo ricordo, ma gli altri due, c'era quello con la scatola e quello con il manoscritto di Voynich. Uno, se non sbaglio, uno si chiamava James Wardrop. James Wardrop, ma l'altro, forse, con ma l'altro raga, proprio non lo ricordo. Mi pare che Wardrop, che tu l'ammazzi dentro un forte, lui dice una frase bellissima, bellissima, che dice: noi diamo ordine al caos, se tutto è permesso nessuno è al sicuro, che è una cosa che io ho sempre pensato. Poi negli altri Assassin's Creed ti hanno sempre detto: tutto è lecito non vuol dire che puoi fare quello che vuoi, ma non tutti ci arrivano a questa cosa. Infatti gli assassini di Achille fanno quel che cazzo gli pare. E quindi io ho detto: vedi però che hanno ragione, che non tutti riescono a comprendere il credo stesso. Credo che comunque anche Altair stesso aveva visto che aveva dei buchi, come si dice, dei punti deboli, quindi non è perfetto nemmeno appunto il credo dell'assassino, che io comunque ho sempre trovato molto utopistico, mentre i Templari, per quanto crudeli, li ho sempre trovati molto più diretti, logici, pragmatici, sì. E poi in generale, mentre gli assassini spesso e volentieri il loro scopo di vita è fermiamo i templari cercano di fare qualcosa per la società e cose varie, non si mettono lì a dire: ah, vediamo gli assassini che fanno. Qui è successo perché loro si sono messi lì nei templi sotterranei a far scatenare terremoti, perché Achille, deficiente, credeva che quelle cose fossero mele dell'Eden, come si vede nel suo studio, c'è un disegno con quello che lui pensa sia una mela, e quindi c'è questo malinteso. Che poi, se poi vogliamo parlare della litigata tra Achille e Shay, che è quello che dà inizio a tutto, io sono pronto a difenderla, che molti dicono che il dialogo tra loro due non ha senso,
e io invece vi dico che ha perfettamente senso, è scritto bene. Ignazio si è sfogato. Posso sfogarmi io adesso? No, allora, aspetta. Al contrario. Io ti rubo, guarda, 5 minuti di tempo. Avete risposto tutti alla fatidica domanda, manco praticamente solo io. Non ho dubitato del credo, nemmeno per un istante. Ho dubitato molto di più del credo in Assassin's Creed 3 con i discorsi di Eitam. Ma perché? Perché avrei preferito, anziché dipingere gli assassini come degli stronzi, avrei preferito che si mettessero in luce quelle che sono le conseguenze delle loro azioni. Come ha detto Ignazio, gli assassini nascono e vivono in funzione dei Templari. Bayek fonda la confraternita perché è incazzata a morte con gli antichi. E fondamentalmente gli assassini esistono perché vogliono impedire ai Templari di ottenere i frutti dell'Eden, sigillarli nella convinzione che nessun umano sia degno di un simile potere. E ci sta. D'altra parte, come dice anche Amunet nel Codex Magas di Valhalla, al fine di non portare la loro opera a un fraintendimento, loro hanno bisogno di darsi delle regole, ed è da qui che nasce il contraddittorio evidenziato dal Tahir nel codice. Perché hanno bisogno di darsi delle regole? Fondamentalmente perché il popolo li vede come sovversivi. Portano caos, portano disordine, destabilizzano quello che è un ordine sociale fondamentalmente accettato da tutti, consapevolmente o inconsapevolmente che sia. Per fare un esempio stupido, e si vede anche in Syndicate questa cosa, quando Jacob elimina un capobanca o un dirigente di industria, tantissime persone perdono il lavoro, la società londinese entra nel caos, si ha proprio una vera e propria destabilizzazione sociale. Avrei preferito che Rogue mostrasse queste cose e che queste cose spingessero Shay verso l'altra parte, non il terremoto di Lisbona che, va bene, il dialogo tra Achille e Shay avrà senso quanto vogliamo, ma non è colpa di Achille, non lo poteva sapere, poverino, cioè non sapeva, nemmeno gli assassini di Haiti avevano visto che cosa aveva combinato Vandredi dentro al tempio, hanno detto semplicemente l'abbiamo mandato e non è più tornato. Fine. Prendersela con Achille non è che avesse poi così tanto senso, non poteva sapere che cosa stava succedendo. Prego Nock. E io mi fermo qui per ora. Allora, ricomponendomi, io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Bonnie, ma proprio su tutta la linea. Ed è strano sta cosa, raga, è strano, lo so, vedo le vostre facce confuse, come le iene del Re Leone quando vedono Scar che gli fa il discorso sulla successione. Stavolta sono d'accordo su tutta la linea con Bonnie, perché appunto io non ho dubitato del credo, come ha detto prima Giovanni, ho dubitato di Shay, appunto. Eh sì, il dialogo, anche io avrei voluto vedere queste cose qua. Quello che hai detto, l'esempio che hai fatto su Syndicate è importantissimo, il fatto che anche gli assassini causano cose non proprio belle. È giustissima. Per quanto riguarda il dialogo, cioè la lite furiosa tra Achille e Shay, secondo me è come ha detto Bonnie, cioè quello che cazzo ne sapeva che sarebbe successo il pandemonio a Lisbona, non ne sapeva niente. Achille era, io che l'ho rigiocato di recente Rogue, Achille era visibilmente confuso di quello che stava succedendo, mentre Shay è partito in quarta, parte in quarta e subito dice: e tu così, tu qua, adesso ti rubo il manoscritto, vaffanculo. Cioè, Shay a me, guardate, oggi ho proprio la spilla dei Templari, per dire che io ho dubitato di più in AC1, in AC3, cioè in questi giochi ho dubitato del credo, specialmente in AC3, e da qui mi collego a un altro discorso. Perché non sfruttare Eitam Kenway? Cioè, perché non andare a fare un gioco su Eitam? Sarebbe stato, cioè io l'avrei apprezzato di più. Secondo me sarebbe uscito un gioco sì più lungo, però Eitam è un templare con i controcazzi, cioè Eitam davvero mi ha fatto dubitare con le parole che diceva Connor del credo. Shay invece sembra quasi, non so se è un bipolare, uno schizzato. Sì, e cioè lui fino a che non ha lo scontro con Achille, lui sembra un bravissimo ragazzo, un grande assassino anche, ed è molto convinto di andare a combattere i Templari.
è molto convinto di andare a non proprio in realtà, scusa. Aspetta, se ti interrompo, è un po' si lamenta continuamente con Liam di tutte perché le comunque a Liam lui fa molte domande. Questo è vero, lo ricordo, però ricordo anche che ogni volta che si trova davanti a un templare come che si chiama quel Wardrop, ricordo soltanto lui. Ragazzi. L'altro era John Smith, se non sbaglio. Samuel Smith. Oh, quando lui ha davanti loro, lui sembra veramente convinto di essere un assassino. Sembra molto convinto, quando dice è sempre bello rovinare i piani templari, cioè robe del genere. Quindi no, io non ho dubitato del credo, anzi mi ha rafforzato un po' il pensiero che ho sul credo in Rogue. E invece mi ha fatto dubitare più su quello dei templari. È un paradosso, raga, fai un gioco in cui usi un templare, dovresti dubitare del credo, ma in realtà personalmente io ho dubitato più dell'ordine che non della confraternita. È assurdo quello che ha detto Bonnie. Io sono d'accordo su tutta la linea. Più altro, ripeto, prima di dare di nuovo la parola a Ignazio o a qualcun altro, magari sono i motivi di Shay che mi sembrano molto deboli. Però sì, se devo spezzare una lancia a favore di Achille, lui ha agito molto impulsivamente nel mandare subito a cagare Shay e non ascoltarlo per bene. Esatto. Quindi, tu sei un mentore, diciamo su quello siamo d'accordo. Diciamo che se da un lato Shay ha sbagliato a scagliarsi immediatamente a dirgli tu brutto infame stronzo mi hai mandato lì ad ammazzare persone, Achille gli ha detto ma che cazzo stai dicendo, vattene fuori immediatamente prima che sono d'accordo su questo, hanno sbagliato tutti e due. Perché Achille comunque sei un mentore, si suppone che tu debba essere una sorta di figura paterna per i tuoi subordinati, diciamo subordinati, dovresti cercare di essere un po' più maestro, un po' più pedagogo, diciamo così. però diciamo che Shay in quel momento era totalmente era totalmente fuori di sé. Achille secondo me non sapeva neanche che cazzo dire, non sapeva neanche come cazzo comportarsi. Però cioè, secondo me nonostante questo non basta per difendere il personaggio di Shay, che due sono le cose: o è fatto male o è fondamentalmente Shay abbandona gli assassini perché non è stato ascoltato ed è stato trattato male, penso. Però questo non, io che l'ho rigiocato di recente, questa cosa qua non si evince tantissimo. Lui si evince che questo qua è un tizio fuori di testa che è rimasto traumatizzato da quello che ha visto, e questo è il punto focale. Cioè lui è rimasto traumatizzato da quello che ha visto a Lisbona, al punto che secondo me è impazzito totalmente. E vorrei anche dire, comunque, Ignazio, prego, se vuole prendere la parola qualcun altro, magari anche un altro magari poi parlo solo io. Giusto un minuto per dire, cioè, secondo me l'unico difetto che trovo è che fin dalla prima sequenza di gioco ci fanno passare Shay non alla pari dei suoi compagni assassini, quanto il novellino vittima di nonnismo. Quindi sì, esatto, rende puerile qualunque sua scelta successiva, dettata quindi solo da rabbia, invidia, queste cose così. Se invece avessero fatto passare Shay fin dall'inizio come un personaggio con le palle, che riusciva a tenere testa, o perlomeno uno che era quasi superiore ai suoi compagni, ci sarebbe stata una sorta di giustificazione un po' più motivata al suo voltagabbana. Invece così è solo passato per il povero stronzo che veniva bullizzato dagli assassini e quindi decide di mettersi contro. Stessa cosa Achille. Nessuno nega il fatto che lui non sapesse cosa stesse succedendo con Lisbona, tutto quel bordello lì. A me ha dato fastidio solo la reazione che Shay lo manda a cagare e Achille, da buon maestro, io no, vai a cagare tu. Cioè, questo per me sono stati puerili entrambi. Al Mualim, da questo punto di vista, faceva scuola su come va fatto il merito. Motivazioni sbagliate e aggiungibili. Ma al Mualim non l'avrebbe neanche mandato a cagare. Pugnale al cuore, ciao. Ma come ti Pietro, niente comunque da dire? Sì, ho molto da dire in realtà. Allora, per quanto riguarda Achille, sì, sono d'accordo. Alla fine lui non sapeva e credetemi, io quanto odiato, tra l'altro piccola parentesi, in quella scena dove c'è il litigio, quando Hope
manda a cagare Shaper solo perché Achille è il mentore. Ma perché? Ma quanto l'ho odiata lì? Comunque, alla fine Achille se ne accorge alla fine del gioco che comunque Shay aveva ragione, che questi manufatti causavano questi terremoti. Se ne, diciamo che se ne prende tutte le responsabilità alla fine, rimettendoci un ginocchio da parte di Eitam. Però poi la sua redenzione, poi la vediamo con Connor, quindi addestrando Connor. Beh, nel senso che comunque è stato... Ah no, Achille, pensavo Shay, ok, scusa, no, quella redenzione, ok. No, nel senso che comunque ha creato un buon, un grande assassino. Vabbè, però comunque, tornando a Shay, allora, Shay ce l'hanno presentato subito come abile, e mi ricordo questa parola di Hope che disse: il ragazzo è abile, ma ha poca disciplina. Cioè, già ce lo contestualizzano come uno che sarebbe andato dall'altra parte, quindi dall'altra fazione. Per quanto riguarda il suo cambiamento, appunto, cioè io appunto non è che l'ho trovato motivato sto fatto, nel senso che lui passa dai Templari semplicemente perché è incazzato, però alla fine, cioè lui nel suo profondo, chissà se ci crede veramente. Magari poi con gli anni, tipo quando ha ucciso il padre di Arnaud, magari lì si sarà diventato un templare a tutti gli effetti, cioè. Però almeno nel gioco, cioè, secondo me lui si ritrova dalla parte dei templari solo perché è incazzato con gli assassini. Attenzione però, per come la stai raccontando sembra che sia una transizione netta, in realtà è molto più graduale, perché Shay all'inizio abbandona gli assassini e basta. Dopodiché è il colonnello Monroe a mostrargli il lato buono dei Templari, che anche qui Monroe sembra il padre Pio della situazione. Io ho mai visto un Templare così buono, diamo denaro ai poveri. È veramente, è assurdo. Christopher Guest, poi altro personaggio, mamma mia. Cioè, si occupavano del popolo, vedi che bravi i Templari, vedi questo gioco come ti mostra questa bellezza. Però comunque, la volevano togliere, se era contro la schiavitù. Però, ripeto, il bello della trilogia americana è che ti fa vedere, tra virgolette, anzi senza tra virgolette, perché è proprio così, che i Templari non sono i cattivi, non sono così male come vogliono farteli percepire o come te li facevano percepire nei giochi precedenti. Comunque te l'hanno presentato sempre come ribelli, infatti lui c'ha sempre questi litigi con Chevalier della Vérendrye, come si chiamava? Ah. Sì. È giusto, Chevalier della Vérendrye, sì sì. È un assassino stronzo quello Chevalier. Mamma mia, sopportabile. Vabbè, però, sì, vero. La reazione Junior, quando dice a Shay: per te capitano Louis Joseph Gauthier Chevalier della Vérendrye, io ero tipo mamma ma vaffanculo. Onesto, no, Chevalier aveva un'aria, aveva un'aura potentissima Chevalier. È vero. Poi soprattutto come dire, quando schernisce Shay per la Morrigan: è la mia nave, questa bella merda, questa grossa merda, la vuoi è tua. Che comunque, raga, lui chiama Shell, giustamente, passo, facciamo parlare un po' Giovanni, che lo vedo un po' esatto, silente. Prego Giovanni, triste, Giovanni, Giovanni, perché non hai dubitato del credo, o hai dubitato del credo, non mi ricordo che cosa hai risposto. No, io ho detto come Matteo che ho dubitato degli assassini, no, del credo, perché alla fine, cioè, è un po' quello che succede sempre con ogni, cioè con la religione e quant'altro, di per sé l'interpretazione che è sbagliata ed è come agisci di solito, piuttosto che la religione o il credo in sé. Quindi semplicemente, oltre comunque ad essere d'accordo principalmente sul fatto, sì, da una parte c'è uno Shay che non si capisce perché all'improvviso se la prende, però a sto punto doveva avere già dei dubbi pregressi. Dall'altra forse c'è una kill, appunto, che anche lui si comporta non proprio da mentore, se la sono un po' cercata, diciamo, a livello di motivazioni per cui ha cambiato sponda così velocemente, poi non ho ben capito perché, non mi ha fatto comprendere bene le motivazioni e stop, non è che ho tanto da dire. Sì, diciamo che vorrei capire perché Ignazio difende quella scena, gli cedo la parola. Ecco.
Allora, innanzitutto mi ha fatto ridere che qui si parla dei templari che non sono così male, poi c'ho avuto sto flash di Otso Berga alla fine che dice al protagonista del presente "Unisciti a noi o ti sparo", questa cosa mi ha fatto molto... Va bene, Otso Berga, personaggio, poi parliamo anche del presente. Dubita del credo. Dubita. Allora, difendiamo la scena. Allora... A parte che, come avete detto voi, Shay, sin dall'inizio, ha comunque dei dubbi. Cioè, mentre tutti gli altri assassini che quasi lo bullizzano, a parte un po' il suo amico Liam, cioè praticamente non riconoscono già le sue grandi abilità, però poi quando appunto Achille lo manda a Lisbona, dice "ah, figata, è la mia opportunità per risaltare finalmente", però appunto Shay fa delle domande da persona che pensa con la sua testa, e dice ad esempio "io penso che eravamo molto più liberi quando non eravamo degli assassini rispetto ad ora che lottiamo per la libertà", e Liam no però noi assassini agiamo per un fine più importante, proprio tutti questi assassini inculcati da questa setta, no, che hanno questi pensieri e continuano a ripetere a pappagallo, e Shay dice "boh, vabbè, mi hai fatto uccidere un moribondo là, Lawrence Washington, c'era Smith che non poteva neanche reggere una spada e l'ho dovuto ammazzare per la scatola, boh, vabbè, ok". E poi arriviamo a Lisbona, succede tutto, bordello, papà. Allora, innanzitutto Shay, per tornare da Lisbona alle colonie, ci avrà messo settimane a rosicare, quindi io credo sia abbastanza ovvio che è sbottato subito quando finalmente è tornato da Achille. E più poi di settimane, sì, ci vogliono sei mesi per via transatlantica ai tempi. Beh, quindi pensa che gioia e che divertimento. Quindi Shay che sbotta, lo capisco, e come. Lì Achille doveva fare l'adulto, però c'è anche il fatto che lui in quegli anni aveva perso la sua famiglia. E dicevano, in un dialogo, no, c'è Shay che dice "però non lo vedo triste, sembra più che altro arrabbiato", dice "ognuno ha un suo modo di affrontare il dolore". E quindi Achille diventa veramente un sottotutto io insopportabile che non vuole sentire ragioni, ma nessuno gli fa sentire ragioni tranne Shay, che ancora pensa con la sua testa, mentre tutti gli altri gli obbediscono perché lui è il mentore, signore e padrone di tutto. E quindi in quel caso pure, per questa altra convenienza, Achille non si è comportato da adulto, non ha voluto credere nemmeno per un secondo a Shay, dando per scontato che sia stato lui a sbagliare qualcosa, e quindi l'ha buttato fuori. E in quel caso Shay che cazzo deve fare? Perché secondo me Shay non è che non lo sa che Achille non sapeva, cioè lo realizzerà che Achille non sapeva che avrebbe scatenato un terremoto, però dice "siccome non mi sta ascoltando nessuno e questi ancora vogliono fare roba, ruba il manoscritto e vaffanculo". Tant'è che addirittura lui, pur di buttare il manoscritto nell'oceano, si sacrifica anche e gli sparano alle spalle. Poi scopriamo che è stato Chevalier, anche se sembrava in quel caso Liam. Chevalier bastardissimo. E quindi alla fine è questo, cioè è un malinteso, è stato un enorme malinteso, ma ci sono dei presupposti che giustificano questa cosa, quindi per me quella scena non ha nessun problema, anzi se fosse andato tutto tra luce e vino anche perché poi finisco di parlare, quando Shay è nella stanza di Achille e c'è il manoscritto in mano e Achille lo sorprende con le mani nel sacco, lui ancora gli parla, gli dice "senti, noi non abbiamo nessun diritto di fare queste cose, di disturbare questi templi, di fare queste cose", e Achille "non è un diritto, è la nostra responsabilità, dammi sto cazzo di libro, non distruggerai tutto quello che ho costruito", e quindi lì vabbè, è finita. Quindi a me il personaggio di Shay non dispiace, uno che si vuole semplicemente redimere e vede nei templari la sua redenzione, fine. Cioè, per me non è un brutto personaggio. Ma come fai a prendere sul serio Achille con quel baffo da porno attore? Vabbè, ma quello è sospensione dell'incredulità. Matte. Achille è uguale all'attore che ha fatto, sì, Apollo Creed in Rocky, no? Mi vuoi dire che Apollo Creed aveva dei baffi da porno attore? Ma a quell'epoca, insomma. Comunque. Allora, io personalmente... ripeto, non sono d'accordo con Ignazio. Se questa scena doveva veramente essere il punto di rottura, allora dovevano creare anzitutto dei presupposti che mi facessero seriamente dubitare del credo, quindi proprio mettessero davanti tutte le contraddizioni dell'operato degli assassini e le conseguenze negative, perché
è proprio Eitam che lo dice a Connor: non ci serve un credo né l'indottrinamento da parte di vecchi dementi, proprio per riferirmi a quello che ha detto Ignazio di tutti questi assassini lobotomizzati che non vedono il male che sta creando Achille. Poi vabbè, è anche vero che gli assassini hanno sempre, tra virgolette, agito un po' come, oddio, mi pare male dirlo, però la mala vita, no? Sì, mercenari, ladri, fanno riciclaggio di denaro, affari immobiliari illeciti, quindi è praticamente illegale come cosa a livello sociale. Hop è una capobanda in questo gioco, sì. Hop è una criminale maledetta. Hop è la capobanda della criminalità organizzata di New York, letteralmente è la mafia, ragazzi, cioè, è la mafia. Sì, sì. Volevo parlare proprio dei personaggi secondari, degli assassini, che a me sono piaciuti tantissimo tutti quanti. Sì, quello sì. Allora, belli, cioè, molto molto belli. Allora, Adewale soprattutto sta qua. Vabbè, Adewale. Però, ad esempio, anche se sono visti poco, che se Gowase è quell'altro, come si chiama? Ah, Liam, lo stesso Liam O'Brien, Liam. No? C'è anche un altro, il primo che uccide Shay. Lo Shaffer non è un assassino. Ah, è vero, lo Shaffer non è un assassino. È solo uno doppiato male, non ha fatto niente. Scusate, allora, non sto criticando il doppiatore che è bravo, ma si vede che l'hanno lavorato di fretta e senza vedere la scena di per sé, perché fa veramente schifo che c'è lui che sta per morire, no? E dice, e c'è Shay che gli dice, cos'è che dovevi fare? Ah, dovevo semplicemente portare queste cose, Chevalier. Oh, e muore. Ma cazzo? Ma che boh. Ero qui per una consegna. Spero che tu possa trovare un po' di pace. Comunque mi hai ricordato una cosa, Ignazio, che mi ha fatto dubitare anche dell'ordine. Sì, lui, Shay, quando uccide i bersagli, prima dice, madonna, mi dispiace, basta che i bersagli lo mandano a fare in culo, e lui dica, sì, ho fatto bene a farlo. Cioè... ma lui dice, mi dispiace solo ad Adewale e a Hop, tutti gli altri... Ad Adewale, come che dice ad Adewale? Mi dispiace Adewale, una cosa sei diventato un mostro, Shay, forse sì. Forse ma Rogue sì. Tradotto vuol dire canaglia? Canaglia. Sì. È brigante. Che ripetiamo, è Rogue, non Rouge. Rouge, il Moulin Rouge. Ma in questo caso il titolo ci sta? Si abbina. Allora, in realtà dipende, perché se contestualizzato a determinate frasi, almeno in inglese, si può tradurre anche come disertore. Ah, ok. Però vabbè, canaglia comunque, canaglia, brigante. Comunque, capisco cosa vuol dire, nocca, perché ad esempio con Adewale c'è Shay che dice perdonami Adewale. Adewale gli dice, osi chiedermi perdono, ragazzo. L'inferno ti attende. E poi cristianissimo dice, sì, qui Adewale, attenzione. Vabbè, Adewale è incazzatissimo. Cazzo, sono morto per colpa di sto scemo qua. Ma pensa come mi doveva finire la mia vita. Io, un assassino leggendario. E si fa distrarre da Eitam che gli dice, ah, tuo padre era un grand'uomo. Ah sì, non sapevo. Che poi fuori contesto, per questi insulti a caso per distrarre Adewale. Sì, ma poi mi sa che Eitam lì aveva già scoperto di Reginald Birch e tutto il resto. Sì, no? Sì, già lì aveva ucciso Birch direttamente. Già l'aveva ucciso. Già perché non abbiamo visto... Perché non abbiamo visto questa storia nel videogioco? Perché era già nel romanzo. Ecco, è questo il problema, è questo il grande problema, ragazzi. Ripeto, per fare un gioco su Eitam dovevano andare ad adattare Forsaken. Punto. Non avrei tollerato un altro gioco, probabilmente. Ma sì, ma il fatto è che almeno una parte sostanziosa con Eitam la potevi fare. Poi sarebbe diventato stucchevole, secondo me. Sì. Non lo so, magari avrebbero anche sbagliato. Come meglio poco, ma scorso, buono. Quando l'anno scorso c'era il rumor su Giovanna d'Arco e la guerra dei cent'anni in un videogioco, io ho subito detto no, raga, perché sicuro mi toccano eresi e sbagliano. Giusto, con Infinity possono toccare qualunque epoca, quindi... Ma sì, assolutamente. Speriamo di... Ma non Giovanna d'Arco, basta. Perché eresi è perfetto, per essere un romanzo è perfetto.
Sì, sì. Allora, comunque, già che avete nominato, come dire, prodotti esterni ai videogames, vorrei fare un piccolo appunto a Rogue, perché la scorsa volta avete, cioè, Bonnie e Ignazio si sono lamentati del fatto che parecchie voci nei database, nei computer, nel presente, in realtà voi ve li siete mezzi spoilerati con Initiates. Perché Initiates, della... dillo bene che poi si arrabbiano. Io invece, che ho sempre criticato questa moda di volersi ampliare con i media, ho apprezzato il fatto che siano stati inseriti elementi di quel sito su, cioè perlomeno nel gioco, proprio perché odio informarmi esternamente. Se io gioco, voglio tutte le informazioni presenti nel gioco, non in altre parti. Ma infatti, il bello di Rogue non è che è la trama principale in sé, no, ma sono i collezionabili. Le lettere di guerra. Ragazzi, è qui che Rogue fa saltare fuori la sua vera importanza, perché in queste sacrosante, benedette, sacre lettere di guerra c'è il marasma di riferimenti, proprio... è impressionante, è un calderone gigantesco. Addirittura sappiamo che Raffaello Joaquin de Ferrer, il templare ucciso da Avelin, ha avuto una noce de fuego, diciamo così, con Rona Dinsmore, cioè la zia vecchia. di Achille, vecchia tra parentesi, che è l'assassina che Edward incontra a Lavana. Cioè, figuratevi, yes, che trip. Addirittura sappiamo che Sivert è stato colui che ha reclutato il governatore francese sempre ucciso da Avelin, che Madeleine de Lisle è stata reclutata da una della famiglia Levesque di Parigi, alla quale appartiene uno dei templari uccisi da Arno. È assurdo, questo capitolo è incredibile. Anche il fatto che Achille sia stato allievo di Atabai, che è vissuto fino alla modestissima età di 92 anni. Senza mela dell'Eden, forse non avete capito. Cioè Altair spostati proprio. No, comunque, allora, è qui che Rogue fa saltare veramente il buono della sua trama e della sua lore, ecco. Quindi se questo capitolo è stato concepito come riempitivo, ha completamente centrato il suo obiettivo. Proprio nel lore è diverso assoluto da trama, eh. Sì, infatti mi sono corretto dopo. Poi c'era quell'altro... No, comunque anche io ho apprezzato molto queste cose, queste lettere di guerra. Apprezzate molto. E poi vorrei dire una cosa quando arriviamo al presente. Perché... Adesso ci arriviamo al presente. Io penso che non ci sia più nient'altro da dire su Rogue. Se non che la storia d'amore tra Shay e Hope è meglio di quella di Avelin di Elise e Arnaud. Non che ci vogliamo. Dai, questo non lo so, dai. Però a me piaceva il loro rapporto. Allora, no, io quando muore Hope mi dispiace veramente un sacco. Voglio dire l'ultima cosa. Più che altro perché si vede, magari Arnaud ed Elise hanno avuto la possibilità di viversi, quei due nemmeno un po'. Soprattutto Elise muore come una cogliona Hope per via degli eventi. Vabbè, comunque io l'ultima cosa che voglio dire su Rogue riguarda la cosa che hai detto prima tu, Bonetto, il fatto che avrebbero potuto mettere Shay all'inizio di Unity, no? Io credo non l'abbiano fatto vedere, perché altrimenti avrebbero dato l'idea che il personaggio sarebbe stato importante per tutto Unity. Secondo me è per quello che l'hanno inserito. E magari appunto chi non ha giocato a Rogue diceva, ma questo cazzo è? Cioè, però sono d'accordo sul fatto che questa lo so che è una cosa un po' più da Unity che da Rogue, però, come ha detto prima qualcuno, Shay per me un pochino andava inserito in Unity. Hanno inserito Avelin in Black Flag, che c'è un salto temporale allucinante. Vabbè, perché è un DLC così simpatichello. Sì, ok, potevano anche mettere una mini espansione, un contenuto gratuito, qualunque cosa. È quello sì. Secondo me non hanno fatto... L'espansione sui re morti. Ma infatti secondo me non l'hanno fatta per il semplicissimo fatto che effettivamente Rogue è nato come un contentino per chi non aveva ancora PS4. Esatto. Mi stai dicendo che alla fine di Rogue il giocatore era tentato dal comprare Unity per poi rimanere fermato? Sì. Esattamente, Matteo, quella per me era una strategia di marketing. Ovvio. Ma in forza l'assenza di Shay in Unity è la volontà di troncare di netto con la generazione precedente.
Esatto. Raga, ma Rogue non c'ha dei DLC di quel tipo lì che aumentano? C'è la cosa dell'isola di The Sable che, vabbè, lasciamo perdere. Che costava un casino al lancio, quella catatina. Non c'aveva manco la statuetta, ragazzi, manco la statuetta. Esatto. Non c'è neanche il romanzo dedicato. Nel romanzo. È come Mirage, solo che Mirage non sappiamo niente. Perché Rogue era un contentino. Per i poveri coglioni come ma me. Ma chi si accontenta bene, io goduto. Che al momento non potevano comprare PS4. È questa la verità. No, se i contentini sono questi, ne voglio di più comunque. Ma guarda. Io all'epoca comprai la PS4 proprio perché doveva uscire Unity. Però avevo pure i soldi. Anche io ho preso. Ora scopriamo che alla fine di Mirage c'è una cosa sul e questo cos'è? Ma sembra il Giappone feudale. Dan dan dan. Basim vedete che ha viaggiato, è stato sulla via della seta in Cina. Già che parliamo di viaggi, io mi ricordo anche una cosa carina di Rogue, che cioè che Shay aveva la flotta templare e che la utilizzava per, diciamo, distruggere tra virgolette l'operato degli assassini intorno al mondo. Questa è un'altra cosa molto carina che onestamente mi ha fatto piacere, seppur, diciamo, fosse la parte più meccanica, tra virgolette, del gioco. Però aspetta, Bonnie, ricordami una cosa, la flotta di Rogue, la flotta di Shay, poteva andare anche in Europa e in altri punti del mondo? Non ricordo. Se non mi ricordo male, sì, tra cui anche Lisbona. Ma infatti alcune lettere di guerra le recuperi solo se fai le missioni della flotta, perché recupera le lettere da lì. Comunque, io direi che... Passiamo al presente. La parte tanto del passato direi che l'abbiamo abbondantemente epurata. Sul presente, io sul presente voglio sentire Giovanni che non ha detto nulla finora. Che non si ricorda nulla. No, io me lo ricordo neanche. Già questo ci fa capire delle cose, nel senso. No, che Giovanni dovrebbe giocare più spesso. Guarda, io posso capire che non ti ricordi Unity, non ti ricordi, però minchia, Rogue è importante. Rogue l'ho giocato talmente velocemente che purtroppo ho i ricordi molto confusi, perché dopo c'era anche Unity, quindi volevo fare un po' e un po', non mi ricordo. Del presente, vabbè, sei da solo nel complesso, ogni tanto vedi i nostri amici Ozzo e compagnia. Come diceva Ignazio, alla fine tu adesso diventi un templare. O ti sparo in faccia. E tu dici, ok, che cazzo devo fare? Non ho capito questa cosa. E basta, io non mi ricordo niente del presente, scusate. Già non mi ricordo i nomi dei personaggi del passato. No, l'unica roba che mi ricordo che ci sono rimasto male è la voce di Ozzo Berg, perché era orripilante. Non so, il doppiatore, mi dispiace, ma in italiano non si poteva sentire. E basta. Era fantastico. No, Daniel Cross con la voce di Charles Vane, io ricordo questo. Caso. Daniel Cross. C'è un audio con Ozzo Berg che mena Daniel Cross. Ma infatti anche in Valhalla, in Odyssey, nel DLC di Odyssey, Ozzo Berg ha la voce di Charles Vane. No, in Odyssey Ozzo Berg c'è la voce del detective Goro, professor Layton, come si chiama? È vero, sì. Leila San, dammi quel bastone dell'Eden, adesso combatteremo io con una spadina e tu mi farai un culo così, ma non ti preoccupare che off screen ritornerò a camminare, vaffanculo! Esatto. Niente, quindi sapete di cosa stiamo parlando? Recuperate la live con Marcus di Access di Animus, che ne abbiamo parlato. Vabbè, il presente di Rogue alla fine anche qua, a parte qualche file solito che poi è lo stesso di Black Flag e non stiamo interpretando lo stesso dipendente Abstergo, mi ricordate perché si unisce un altro Anzitutto perché non è progetto campione 17, non più, bensì è progetto Helix, o meglio tipo il piano Helix, una roba del genere. E poi, vabbè, è confermato comunque esternamente che sono due dipendenti diversi, così come sono due iniziati diversi. Anche Melanie LeMay in Rogue dice l'anno scorso avevamo un dipendente molto bravo, ma se n'è andato. Ci si riferisce a quello di Black Flag, per dire. E beh, dopo che un saggio cerca di abusarti, direi anche... Sì, ma diciamo che lì si è fatto convincere sia dai ricordi di Edward che da Sean e Rebecca, che gli dicono «Dai, fra,
passa dalla nostra parte. Poi c'è William Ice che lo ringrazia direttamente, quindi... Rebecca che ha sempre quel classico atteggiamento e vestiario da frate, ce l'hai un euro per la siga. Intanto lui si è sposata, se lei ce l'ha fatta. Hanno avuto tutti e due un tracollo terrificante. Comunque. Però dai, vi dirò, il fatto di ricamminare tra i corridoi dell'Abstergo mi è piaciuto. Cioè, mi sono sentito a casa di nuovo. Quindi ricamminare... Allora, purtroppo, gli enigmi rimangono quelli, rompi palle fino all'ennesima potenza. Però a me piacciono di più questa cosa che ci sono i raggi e devi illuminare tutti i cerchi, le sfere. Ma che palle, santo Cristo. A me piacciono un sacco, a me piacciono. Io li guardo, io ragazzi lo confesso, guardavo i tutorial su YouTube. Per le ultime due pure io, come in Black Flag, perché le ultime due sono insopportabili. Ho detto no, vabbè, non ce la faccio, non ce la posso fare. No. Allora, se posso dire, allora, non ho mai fatto segreto che è il mio personaggio preferito in assoluto di Assassin's Creed è Otso Berg. Purtroppo il primo gioco in cui appare Otso Berg è palesemente un gioco in cui non sapevano cosa straminchia fare con il presente. Qui veramente il presente gli è stato stretto, perché mentre in Black Flag hanno tutta la cosa lì del saggio, Giunone che appare, avevano un minimo, qualcosina, no? Una mezz'oretta per riempire quelle parti, invece Rogue è veramente una roba ci deve essere per forza. No, sì, si vede che lì veramente dicevano madonna che devo fare. Lì hanno introdotto Violet da Costa, che poi ce la siamo portata per tutto Assassin's Creed fino ad Uprising. Si rivede Melanie LeMay, però la situazione è diversa rispetto a Black Flag, perché sono tutti i dipendenti hanno evacuato tranne te praticamente, quindi tutto l'ufficio distrutto, quindi non c'è la cosa di Black Flag una normale giornata in ufficio, no, sono tutti quanti, ci sono le guardie, c'è tipo il team, non credo sia il team Sigma, perché non credo che lo utilizzino per fare la guardia alle telecamere, e poi c'è il motivo per cui devi andare a cercare Shay, è stronzo, è proprio stupido. Cioè, c'è Otso Berg che dice, credo di aver capito chi è Shay, potrebbe essere stato l'assassino più importante della storia. Tu dici, è la Madonna, chissà che cosa ha fatto. No, semplicemente serviva la storia di Shay per mandare un video agli assassini in cui si vedeva la storia di lui, e praticamente Otso Berg ha fatto sto giro per far... Cioè, praticamente Otso Berg ha fatto sto giro per far fare marameo agli assassini. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, ma infatti quel video lì io non lo capisco. Gli assassini... Poi è bello che Otso Berg è convinto. Gli assassini capiranno che io li troverò e li ucciderò mentre appare tutta la scena. Liam Neeson. Cioè, ma poi anche la scritta William Miles is dead. William Miles is dead. Che poi c'era uno che diceva mai. No, non è morto. Cioè, credo che nel frattempo ci sia stato anche un attacco hacker, perché non capisco sto panico. Sean, oddio, guarda il video di un assassino del passato che non conosciamo. Cosa? Che paura, Rebecca, mamma mia. Rebecca tipo nel PC, Esk, esatto. Cioè, io nel senso... Io voglio Ignazio anche... come narratore del presente, mentre scorrono le immagini. Sì, i motivi del presente sono assurdi, ripeto. Cioè, assurdi. Otsoberg che vuole semplicemente... Beh, raga, guardate che vi ha fatto questo 300 anni fa. Che poi gli possono rispondere, sì, però poi è arrivato Connor, coglione, di cosa stiamo parlando? Allora, tra virgolette, Otsoberg lo vuole fare... non tanto per far marameo, ma è proprio una, chiamiamola, tattica di guerra psicologica, perché comunque Shay è un one man army, no? Pressoché da solo ha disintegrato un intero ramo, un intero ramo della confraternita, tra l'altro forse il più forte della sua epoca, quindi l'ha fatto come mossa di scoraggiamento, ma soprattutto per dimostrare la validità dei principi templari rispetto a quelli degli assassini, perché lui dice testualmente: sono molti di più gli assassini diventati templari che i templari diventati assassini, e se facciamo un rapido conto questa cosa effettivamente è vera, tant'è che ci sono tra i file una vera e propria disamina di Otso Berg che comincia a commentare figure importanti per i templari. Quelle sono stupende, soprattutto quella su Al-Mualim. Allora, quella su Al-Mualim a me è piaciuta un botto, anche quella su Eitam. Qui dice un grandissimo, grandissimissimo templare, ma debole di cuore, perché, e tra virgolette lo conferma, si è fatto ammazzare da suo figlio. Sì. Quindi tanta roba anche quelle.
il presente di Rogue ha fondamentalmente questo pretesto: scoraggiare gli assassini e dimostrare la superiorità dei loro principi, dei principi dei Templari rispetto ai loro, rispetto al credo, che è un po' un motivo del cazzo. Però. Debole, a livello di economia della trama, va bene, della serie non fa nulla, però magari è importante a livello concettuale, voglio vederla così. Sì, che poi in Rogue voi non avete citato i frammenti per il messaggio di Giunone, che non vuol dire niente quel messaggio lì, a parte che hanno cambiato idea. Secondo me volte, devono sì. solo pagare lo stipendio alla doppiatrice, quindi la mettono in ogni capitolo. Cioè tu in Rogue collezioni tutti i frammenti che al contrario di Black Flag quindi servono a qualcosa, poi ascolti il messaggio e fondamentalmente Giunone dice sempre le stesse robe, nel grigio, che bello il grigio, poi vai in Unity, volevo reincarnarmi in voi, ma la vostra aria fa schifo, impossibile, tutto impossibile. In Uprising mi sono reincarnata, veramente sono andata a fare in culo. Sono reincarnata? Giulione mi sta sul cazzo in una maniera. No, la cosa bella di Uprising è, quanto è durata sta reincarnazione? 5 minuti, Giulione che esce dalla, sì. dalla bota. Mi sono reincarnata, esce la lama da qui. No, infatti spero abbia fatto un backup, perché sennò è proprio una rincoglionita. Per me Giunone ritorna, io ve lo dico, perché non è possibile che me la rimettono anche in Valhalla, perché loro lo sanno che alla gente piace Giunone. Ora loro sicuro prima o poi me la rimettono, magari sono nei file. È quello che dico da quando è morta. Ripeto, se succede, io non è che spengo la console, io tiro il pad contro lo schermo. Dai, ma non può essere che un'entità di 70.000 anni è talmente rincoglionita da non lasciarsi un backup da qualche parte. Cioè, se proprio infatti. Non posso dire una parola con la R perché dopo ci bannano. Però, cioè, raga, proprio, diciamo, in ritardo col treno, come al solito. Sì. Così. Allora, Giunone era un personaggio che è anche tuttora, che ha un potenziale enorme, un personaggio che ha fatto praticamente i peggio casini e tu me la fai morire come l'imbecille in un fumetto, neanche in un videogioco. Io, se tornasse Giunone, invece, non spaccherei il pad sul televisore, io sarei contento, perché andrebbero a mettere una pezza alla stronzata che hanno fatto, perché a me di Aletheia non me ne sbatte una capoccia. Vabbè, Aletheia è diventata Giunone 2.0. È per quello che non me ne sbatte una capocchia, perché è diventata Giunone 2.0. Invece voglio un personaggio totalmente no sense, no? Perché in Odyssey ti dice una cosa, in Valhalla infatti c'è una cara come Loki. Questo è vero, non si capisce. Poi ci arriviamo. Per il resto dico, non penso che sul presente di Rogue ci sia qualcosa. Io non mi sono espresso. Vabbè, non è che mi ricorda granché, però. Meno male che l'hai giocato di recente. Ma è appunto per dirti. Ti far capire molte cose. Per dirti, cioè, però sì, sentivo che qualcuno stava apprezzando i rompicapo delle sfere lì. Io apprezzavo. A me sono piaciuti un sacco anche quelli. Ma anche i video di campagna denigrante nei confronti dei protagonisti dei giochi precedenti, è stata una genialata. Rogue c'è l'approfondimento di Elmo Alim, Daniel Cross, Duncan Walpole, Baptiste, chi altro? Atham, mi pare, quindi 5. Atham. Quindi, e uno potrebbe chiedersi qui, perché non ne hanno fatto uno sulla famiglia Borgia? Io questa cosa me la sono ricordata ora. Rogue è il capitolo che mette una pezza allo schifo della trilogia di Ezio, ovvero il fatto che i Templari siano degli stronzi assetati di potere e che te l'hanno fatta passare con la frase: ai Templari contemporanei ritengono il dominio della famiglia Borgia come il periodo oscuro del loro ordine, dove c'è stata la massima corruzione totale e assoluta dei principi, perché inseguivano solamente fini personalistici. E io lì ho detto, finalmente gli hanno dato senso a quei comportamenti. Vabbè, ma era un po' sottinteso, visto considerato che era un po' sottinteso. Però in Black Flag, in alcuni file, ti facevano vedere, lo dico, Borgia in realtà era un grande padre di famiglia, quindi in Black Flag ancora cercavano di parargli le chiappe. Poi in Rogue... Magari in Rogue si sono... Basandoci sul personaggio storico, ci sta. Quello ci sta, certo. Diciamo che... Se io guardo i Templari, io l'ho detto nella retrospettiva di AC2, se guardo i Templari di AC1 e poi guardo quelli di AC2, raga, so cielo e terra, non c'entrano niente l'uno con l'altro.
almeno a livello di principio, perché sulla caratterizzazione stiamo lì, eh. Secondo me l'unico vero grande templare di, cioè l'unico templare con i criteri è sempre della trilogia di, anzi di AC2 Brotherhood, è sempre stato Rodrigo. Ok che voleva ma Rodrigo nel 2, già per me, Ahmet per me sta 10 spanne sopra per caratterizzazione, comportamento. Ahmet. Per me sta 10 spanne sopra. Quello che voglio dire è che Rodrigo sapeva comportarsi da templare, però. E infatti, quando vedi Cesare, dici... Ma più sulla fine di Brotherhood, però. Più verso Brotherhood, però comunque anche lui aveva un approccio comunque da... Cioè, era figo vedersi Rodrigo, perché qua va fatto il paragone per capire cosa è un templare. Per capire se puoi, quando si dubita dell'ordine o del credo. Capito? Infatti dico, io ho fatto questo collegamento proprio perché in Rogue c'è un file testuale in cui viene scritto il dominio dei Borgia all'epoca oscura dell'ordine, perché erano tutti quanti corrotti, e Rodrigo Borgia viene citato proprio come uno degli esempi più pessimi di templare. Ma lo sai perché, Bonetto? Lo sai perché? Perché Rodrigo Borgia è molto più diseducativo degli altri, perché se loro... Cioè, se tu vai a parlarmi di Rodrigo Borgia è rinomato per voglio dire, le ultime lettere del suo cognome. Capitela. Ah. Passiamo ai voti. Cioè, è rinomato per le ultime lettere del suo cognome. È educativa una cosa del genere. Il Abstergo che vuole comunque portarsi anche nelle case di tutti. Non è allora dovevano scrivere Rodrigo asterisco. Sì. 2022. Comunque, allora, diamo i voti. Pietro. Qua sarà difficile, Il microfono. Solo avessi un microfono, Pietro. Se ma si è rotto il microfono. Faccelo con le dita, Pietro. Faccelo con le due mani. Faccelo con le manine. 5-5. 4? Mentre Pietro risolve, andiamo in cerchio. Matteo? Oddio, io qui sono condizionato perché, sì. Non, come dire, la base è Black Flag, quindi cioè, dare, che ne so, 7 è come denigrare Black Flag, perché la base è quella. No, Matteo, ti dico il perché. Perché devi pensare che una cosa compensa un'altra. Cioè... Ok, io allora seguo il cuore. Rogue mi è piaciuto un bordello. Mi sono divertito da matti giocarlo. Mi ha lasciato parecchio. Io do 8.5. Quel mezzo mi sconfinfera. Vabbè, no, il 9... Mi sconfinfera! Il 9, no, perché non c'è stato quel salto. Ma io gli darei... Però... Cioè, che a me è piaciuto un sacco, sono tipo l'unico che ha difeso, e gli darei 8. Ho dato 10 a Black Flag. Pietro non vuole votare, quindi 8. Giovanni, io non mi ricordo niente, mi riservo di cambiare voto, però dico 7.5. Se Ignazio da 8 devo dare 7.5, è la logica. Allora, io do i miei motivi per questo voto. Allora, per sciogliere un attimo il dubbio di Matteo, ok che la formula è quella di Black Flag, ok che il gameplay è quello che è, però io sono dell'idea che siamo una pagina di Assassin's Creed, dobbiamo dare più peso a quello che fa di Assassin's Creed, e di conseguenza trama, lore, contesto, personaggi e tutta l'iconografia classica della serie. Quindi se io do un attimo, in una valutazione ponderata, più peso a queste cose anziché alla formula di gioco, io mi sento di dare a Rogue 7.5 è troppo svalutato. No, 7.5, sì, io direi 7.5. 7.5 secondo me è un compromesso buono. Nocca. Allora, mentre Pietro ci chiede di rientrare, io do la mia motivazione al voto che darò. Qualcuno, senza farne nome né segno, Bonetto, mi critica di dare voti troppo alti, che è una critica infondata, che io non accetto. Quindi io darò il voto non basandomi solo su quello che è per Assassin's Creed, ma do il voto basandomi su quello che è il gioco, perché io sono un videogiocatore incallito, quindi i miei voti si basano semplicemente su, cioè vengono creati in base a quello che in ogni comparto, cioè che possa essere la grafica, il gameplay,
Allora, io per questo gioco sono indeciso, sinceramente, se darmi o 7 o 7,5. Perché comunque, allora ripeto, a me il protagonista non mi ha fatto impazzire, e ritengo che avrebbero dovuto fare una storia un po' diversa, però c'è una caterba di contenuti che meritano un casino, come appunto gli stessi collezionabili, il fatto che io sia contento di avere un altro Black Flag, perché la formula mi è piaciuta tantissimo, e anche graficamente non è affatto male, almeno all'epoca non era affatto male. Quindi io sono un po' nel mezzo, tra il 7 e il 7,5. Penso che gli darò 7,5 per bontà d'animo, e quindi niente, questo penso. Quindi 7,5. Alla fine il gioco non aggiunge niente di innovativo al mondo di Assassin's Creed a livello di gameplay. Poi vabbè, lo ripeto, ci sono cose che compensano altre. Unity magari darà lo stesso voto perché mancano alcune cose che non c'entrano neanche col gameplay. Cioè, capito? Allora, Unity poi avrà una sua valutazione. Pietro? Sì. 8,5. Ma proprio per la storia. Non gli ho dato 9, ma proprio per quello che ho detto prima riguardo Shay. È stata la storia che comunque mi è piaciuta molto. E il voto medio di Rogue del salotto è 8. Allora ci sta, dai. Posso dare i voti degli altri? Diamo il voto della critica ignorante. Ah no, quelle più importanti. Allora, diciamo che la critica è stata abbastanza bilanciata con i nostri voti. In Italia Eurogamer li dà 8, Console Tribe 8, Games Village 7, Videogame.it 3 su 5, IGN Italia 7.5, Videogiochi.it, che cazzo, vabbè, Every Eye 7. Quanto? 7 Every Eye. Console Planet 7, Games.it 7.8 e basta. Questi sono. Non trovo quello di multiplayer. Adesso vi do quelli che non sono riuscito a trovarli, sinceramente. Ne ho trovati pochissimi, della critica internazionale. Qui dicono che ha avuto una Metacritic di 71 sulle console, 74 su PC, quindi suppongo 72 in totale di Metacritic. Qualcuno gli ha dato 8,5. Electronic Gaming Monthly diede 8,5. Diciamo sistemi. GameSpot li diede 6. IGN li diede 6. IGN li diede 6,8. Gli altri proprio non riesco a trovarli. Però comunque, raga, ha avuto una Metacritic di 7,5. No, di 7 esagerato. Ha più credibilità il voto di chi questa serie la mastica ogni giorno che delle serie giornalistiche, almeno la penso così. Ma guarda, io mi ricordo che la critica giornalistica parlò bene di Rogue, questo me lo ricordo. Comunque, con questo direi che possiamo anche porre fine alla retrospettiva di Assassin's Creed Rogue. Ovviamente vi ringraziamo per averci seguito fino a qui, vi rimandiamo al prossimo appuntamento sulla retrospettiva di Unity e vi auguro un buon proseguimento. Alla prossima, ciao, ciao, buona serata a tutti, ciao.